Ragazzi, buona settimana. Prima seduta, iniziamo immediatamente con il nostro riscaldamento. Single leg deadlift. Manteniamo bene il centro coordinato, solido, e cerchiamo profondità. Vi ho appena mostrato qual è lo strumento per il secondo esercizio di riscaldamento. Un fogliettino di carta da mettere sotto il tallone. Il lavoro è molto semplice. Salgo in ponte, quindi il bacino va verso l'alto, unica linea che passa tra ginocchio, anca e spalle, e scivolo lentamente in avanti col tallone. Se è troppo pesante, lavoro con due gambe contemporaneamente, ovviamente un pezzo di foglio di carta sotto ogni tallone. Se fosse ancora troppo pesante, salgo normalmente con un bridge. Sentire tirare nei posteriori della coscia è assolutamente normale. Proseguiamo la nostra fase di riscaldamento con del Superman, che ovviamente implica buon controllo, mantenere bene saldo il core durante tutta la fase di esecuzione. Se fosse troppo pesante, passiamo in condizione di appoggio sulle ginocchia. Per ultimare i nostri esercizi di warm-up, abbiamo ancora un end release push-ups che viene svolto o in appoggio sui piedi o in appoggio sulle ginocchia. Avremo tre giri di lavoro con le ripetizioni indicate in scheda. Ultimata la nostra fase di riscaldamento, procediamo con quello che è il corpo dell'allenamento. Avremo tre esercizi di lavoro da sviluppare all'interno di massimo 3 minuti. Cosa significa? Significa che ho la mia sequenza con le relative ripetizioni da concludere il più rapidamente possibile per avere a disposizione del recupero. Inteso come, se ci metto 2 minuti e mezzo, avrò 30 secondi prima di partire per il mio secondo round di lavoro da 3 minuti. Ovviamente è una questione di gestione tra l'intensità che riesco a sostenere e la tecnica che posso portare avanti. Abbiamo visto lo split squat o gli affondi, ora ci addentriamo nella seconda esercitazione, che sono i burpees su una gamba soltanto. Se fossero troppo impegnativi, scaliamo su dei burpee, chiamiamoli regular, oppure possiamo ulteriormente scalare su dei no push-up burpees, quindi senza il piegamento sulle braccia. Per chiudere la sequenza dei tre esercizi, Russian twist, se stendo le gambe dal lato controlaterale della rotazione, il lavoro diventa più intenso, oppure posso tenere le gambe flesse e ruotare a destra e a sinistra, oppure nell'ultima variante tenere i piedi a terra. Vi ricordo 3 minuti di lavoro per chiudere le tre esercitazioni. Il disavanzo in termini di tempo sarà il nostro recupero prima del round successivo. Per chiudere il nostro lavoro avremo una parte di core dove sviluppiamo due esercizi a tempo, che sono lo low rock, che avete visto nella versione più difficile con le braccia tese sopra la testa, oppure in una versione più semplice con le braccia lungo i fianchi, alternato a un plank side tap. Posizione di plank e i piedi toccano a destra e a sinistra. Fosse ancora troppo duro, procediamo con un regular plank. 4 giri di lavoro.